Al via la 65esima edizione della Fiera dell'Epifania, che oggi 5 gennaio ha incorniciato il centro storico, ancora ferito, con i colori e gli odori degli espositori. Tra l'aria gelida aquilana, molti i proclami dei commercianti che sollecitano la cittadinanza a comprare o provare i prodotti in vendita. 330 sono gli espositori autorizzati che hanno esibito le loro mercanzie, a fianco a molti altri non autorizzati che hanno comunque anche quest'anno trovato i loro spazi per inserirsi nella tradizionale fiera aquilana. Nonostante i controlli dispiegati da Polizia Municipale e altre forze dell'ordine, nessuna bancarella ha oggi esposto il contrassegno rilasciato dal Comune dell'Aquila e FIVA Concommercio, che autorizzava la vendita e l'occupazione del suolo pubblico. Beh, mi sembra che intanto la giornata è positiva dal punto di vista meteorologico, perché spesso e volentieri avevamo ghiaccio, neve, vento. Oggi la giornata è molto gradevole e sicuramente già la presenza che possiamo registrare in queste prime ore sicuramente è una presenza importante, che dà, come dire, anche un riconoscimento a questi 65 anni di lavoro, perché questa fiera si fa dall'immediato dopoguerra, dal 1948, senza interruzioni mai, neanche purtroppo nell'anno del terremoto. Quindi è un nostro modo per dire che l'Aquila piano piano sta riconquistando il suo centro storico, che resta il problema principale. Nelle ultime edizioni abbiamo recuperato quasi il 70% dei partecipanti pre-terremoto, quindi ogni anno c'è stato un progresso. Quest'anno abbiamo diverse centinaia di espositori, le domande come al solito pervenute da tutta Italia hanno superato di oltre 100 le disponibilità degli stalli previsti, c'è un'azione di contrasto all'abusivismo, speriamo che funzioni da parte di tutte le forze dell'ordine, e noi ci auguriamo che gli aquilani e anche i turisti che sono sulle nostre montagne possano usufruire di questa bella giornata in allegria, positività, perché ce n'è molto bisogno. Girando per la fiera si è visto che i contrassegni che dovevano essere dati ai commercianti autorizzati ancora non sono stati distribuiti e che il fenomeno dell'abusivismo comunque è già presente. Come avete intenzione di risolvere questi due aspetti? Dunque, intanto noi abbiamo consegnato già da ieri sera i contrassegni ad ogni partecipante. Spesso e volentieri non c'è, come dire, questa attenzione nell'esporli. Noi avevamo raccomandato tutti di esporli proprio per riconoscere quei commercianti che pagavano le tasse al comune, che erano in regola con tutto quello che riguarda le leggi, i regolamenti vigenti, perché siccome i cittadini pagano tantissime tasse, noi tutte le paghiamo, è giusto fare gli acquisti anche e soprattutto a chi si mette in regola. Purtroppo se poi non li espongono non dipende da noi, noi l'abbiamo pregato di farlo e speriamo che adesso nelle prossime ore saranno esposti. Quindi l'avete consegnato a tutti i 320-330 espositori? A quelli che avevano, diciamo, fatto la domanda secondo il bando del comune, perché questa, ricordiamolo, la FIVA Confcommercio gestisce per conto del comune, quindi c'è tutta una procedura amministrativa molto rigorosa che cerca proprio di evitare gli abusivismi. La crisi non ha fermato i tanti tra commercianti e cittadini che sentono come un appuntamento da non perdere la fiera del 5 gennaio. Nonostante i consumi siano scesi di molto, chiudendo il 2012 con un calo di circa il 30% degli acquisti, gli espositori sono tornati nel capoluogo d'Abruzzo sia per l'affetto per la città dell'Aquila, soprattutto dopo il terremoto del 6 aprile, sia per la necessità di cercare di far guadagni in una giornata piacevole e di festa. Oggi anche lei alla fiera dell'Epifania, una ricorrenza ormai annuale, lei è qui da quanti anni? Da parecchi, da circa 25. Nonostante la crisi quest'anno lei torna? Certo, a parte che si può dire che siamo tra virgolette obbligati per mantenere i posti, poi comunque per noi è comunque sempre bello tornare qui all'Aquila anche dopo quello che è successo, perché uno offre un servizio, ascolta anche le persone, quello che c'è, si confrontano varie esperienze, che oltre qui facciamo le fiere a Foligno dove c'è stata un'esperienza simile, quindi abbiamo visto che tanto tempo fa è importante tornare sui posti, specialmente dove c'è un centro storico da rifare e da far rivivere. Oggi lei come sente la crisi?
La crisi è pesantina, abbastanza grave, specialmente per un articolo come il nostro che è l'ultima ruota del carro, perché è un articolo inutile. L'ultima cosa che si acquista quando proprio avanzano i soldini nel portafoglio, quindi per noi è pesante, insomma, veramente pesante. Rispetto a tanti altri, agli altri anni, per fortuna l'azienda è a conduzione familiare, quindi riusciamo in qualche modo a tirare avanti. Qual è l'anno in cui c'è stato un calo degli acquisti più forte? Diciamo che dal 2008 in poi ogni anno è andato sempre peggiorando, però il 2012 appena passato è stato sicuramente quello peggiore, c'è stato un calo drastico. Cosa si augura per il 2013? Nel 2013 noi ci accontenteremo anche di mantenere certe posizioni, con la speranza che le tasse non siano elevate come quelle di adesso, che quello che a noi ci porta via tanto, tasse e burocrazia ci portano via energie e anche tanti soldi. Quindi quello che penalizza maggiormente i commercianti sono le tasse piuttosto che la riduzione degli acquisti? Sì, perché la riduzione degli acquisti è seguita da pari passo all'aumento costante delle tasse e di conseguenza la forbice del nostro guadagno si è ampiamente ridotta e quindi facciamo veramente fatica. Noi sono oltre 50 anni da mio suocero, proprio da. E poi io ho iniziato, sono 35 anni, è il 35esimo anno che la faccio. Come mai torna anche quest'anno? Beh, è una fiera, si lavora parecchio, perlomeno io con il mio articolo, l'articolo piace molto, il legno, e quindi ci lavoriamo. Poi è anche, diciamo, anche se vogliamo una cosa affettiva, perché è talmente organizzata bene, vengono i romani e quindi ci torniamo tutti gli anni. La sua azienda come sente la crisi di questi anni? È tantissimo, quest'anno specialmente siamo sprofondati proprio. Però cerchiamo, ecco, di difenderci, appunto. Io ho i negozi a Chieti, a Francavilla, e cerco di difendermi anche così, uscendo, diciamo, proponendo l'articolo anche fuori dai negozi. Quindi questa è una fiera che facciamo da anni e sto incrementando anche con un po' di mercatini. Cerchiamo di lavorare di più per poter. Le fiere e i mercatini riescono a aumentare l'acquisto? Abbastanza, perché magari proponi l'articoletto di poco prezzo, poi sono utensili per casa, cose che servono, forchette, forchettini, piattini per la polenta, quindi tutti utensili che magari si consumano in casa, e quindi sì, riusciamo a tirar fuori qualcosa. Si augura per il 2013? Beh, mi auguro sicuramente che sia migliore del 2012, però non vedo, sinceramente è solamente un dire, perché non vedo futuro per adesso. Non penso ci possa essere una svolta, una ripresa, anche se ce lo auguriamo tutti, però. Sicuramente con la crisi c'è stata una flessione che ha inciso parecchio. Ora in percentuale non lo so che dire, l'anno scorso che sono venuta è andata abbastanza bene. Fare un paragone magari è presto, bisognerebbe farlo a tarda serata, però ci auguriamo bene. Certo, l'IMU non ci ha aiutato, i soldi sono stati già spesi tutti per l'IMU, però. In generale nel 2012 com'è stato il bilancio? C'è stata una flessione notevole.
Almeno un 30%, almeno, sì. Cosa incide di più nel guadagno, il calo degli acquisti o l'aumento delle tasse? Allora, sicuramente il calo degli acquisti c'è stato proprio in base all'aumento delle tasse che ha la stessa famiglia, e quindi qui è il cane che si morde la coda, come si dice. Quindi le tasse aumentate sia al commerciante che al singolo individuo. E quindi prima si pagano le varie imposte e quello che rimane, che è sempre meno, prima il necessario con quello che può essere, non so, cibo, vestiario, e poi il non necessario viene sempre dopo, a volte non viene affatto, per qualcuno purtroppo è così. È il primo anno che si trova la Fiera dell'Epifania all'Aquila? No, sono diversi anni, in tutto no, dovrei fare un conto, non sarei precisa, ma almeno 10-12 sì. Come mai è tornata? Torniamo perché all'Aquila ci siamo trovati sempre bene, una fiera d'un giorno non è lunga, diciamo così, e quindi non ci prende tanti giorni, quindi veniamo. Io Piera di lavoro 4 anni. Che vieni qui? Sì. Come quest'anno la fiera? Poco penso bene. Pochino, non tanto. Prima bene, adesso pochino male. Le persone comprano quest'anno? No, quest'anno poco, gente non c'è soldi. L'anno scorso? Scorso poco buono. Va bene. Senti la crisi, tu hai una bancarella? Sì, adesso tanto crisi. Gente non c'è soldi, non compra. Comprare poco. Novità assoluta di quest'anno l'apertura del centro, come recita lo slogan, la Befana torna in centro storico, anche con le chiusure di alcune vie a causa delle delimitazioni della zona rossa e delle recenti restrizioni fatte alla zona pedonale. Sono state interessate dall'evento Viale Gran Sasso, Fontana Luminosa, Via Malta, Via Castello, Viale Tagliacozzo, Via Tedeschi, Piazza San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Duomo. Con il tramontare del sole si chiuderà questa sera anche la Fiera dell'Epifania, che ricorda anche quest'anno la fine delle festività e la ripresa di una tradizione che segna dal 1948 la città dell'Aquila, con o senza il terremoto.